Professoressa Basile, allora, ancora il nulla di fatto da parte della provincia per quanto riguarda questi benedetti lavori. I ragazzi continuano ad andare nell'ex asilo nido, ma insomma, cosa si prevede per la fine dell'anno? Guardi, io colgo l'occasione di questa sua cortese disponibilità per rinnovare un appello accorato a tutti, perché al momento nulla è cambiato dalla situazione di circa 2 mesi fa. La presenza dei tecnici della provincia, la presenza anche dello staff del Ministero per mettere a punto tutte le strategie possibili, sostanzialmente non ha sortito alcun effetto. Nemmeno i lavori che dovevano tamponare con un ripristino del terrazzo non calpestabile, ma comunque che impedisce l'acqua, che l'acqui ammalori tutta la struttura, nulla è stato fatto. E se i lavori non sono stati ancora appaltati dalla provincia, ho ragione di credere che non potranno essere certamente eseguiti nel periodo estivo. Noi abbiamo tentato anche... Quindi c'è il concreto rischio, professoressa, che il prossimo anno scolastico inizi in queste condizioni? Guardi, in questo momento c'è la certezza che inizierà in queste condizioni. Noi abbiamo anche coinvolto la popolazione eoliana per sensibilizzarla al destinare l'8 per 1000 all'associazione Ollus Valentino, in cui un comitato di genitori poi si adopererà per gestire queste risorse, per intervenire sul nostro istituto. Ma questa non è una soluzione immediata, questa è una soluzione che ha bisogno del tempo. Ciò che noi, di cui noi abbiamo bisogno è un intervento immediato della provincia, perché il comune ci ha fornito una soluzione transitoria, ma naturalmente non può diventare definitiva, e soprattutto noi vogliamo che la nostra scuola venga correttamente inserita nel piano triennale e possa avere quell'intervento di ampliamento e di ristrutturazione completa cui ha diritto, perché i fondi e le risorse ci sono e si tratta soltanto di realizzare un progetto definitivo e cantierabile che permetta all'Istituto Conti, unico istituto superiore nel territorio euriano, di avere una sua dignità. Senta, professoressa, se chiudiamo, ma a Pasqua il presidente Crocetta, oltre agli studenti, aveva incontrato, interpellato, sentito telefonicamente anche lei? Il presidente Crocetta si è reso disponibile a incontrarci. Noi gli abbiamo comunicato che avevamo ricevuto le assicurazioni da parte della provincia di un immediato intervento, diciamo così, che sanasse la situazione critica, ma che era molto lontano dall'intervento di cui l'istituto ha bisogno. Io faccio appello a tutti, faccio appello al presidente Crocetta, faccio appello al Parlamento. La scuola è una risorsa per tutti, perché la cultura non ha limiti di spazio e le isole non sono distanti dal mondo, ma sono l'approdo del mondo, il rifugio del mondo, per cui è necessario che tutti si sensibilizzino ad una causa che non può rimanere così. Grazie. Grazie a lei.